le mie unghie disastrate, come potete vedere, ve le avevo già mostrate sia a inizio video che comunque su Instagram. Adesso vi faccio vedere come vado a rimuovere lo smalto semipermanente solo con la lima. Innanzitutto vi servirà una lima. Se avete una trama un po', diciamo, spessa, grossa, un 120 meglio. Se però di solito le grane sono scritte qui, questa è una lima di mini. Se però non ce l'avete, non importa. Io, come vedete, ne ho diverse. Questa qui è da una parte 150 e dall'altra 220, che se sentite al tatto la vostra lima, capirete la parte più spessa e la parte più fine. Se non avete delle lime con le trame grosse, una lima con la trama piccola e ne avete solo una, o decisamente ruvida o decisamente, diciamo, più liscia, non vi preoccupate, potete farlo ugualmente. L'unica differenza è che con quella molto spessa dovrete fare molto piano per evitare di rovinare la vostra unghia e il vostro letto ungueale. Se invece avete una lima a trama fine, ci metterete soltanto più tempo, però non vi preoccupate perché è fattibile. Una volta tolto lo smalto, vi servirà un buffer. Io ho questo qui, il quadretto di Mini, oppure questo qui di Laila, che è proprio leggero leggero. Alle volte vendono quei cubotti che hanno un lato diverso dall'altro come intensità di trama. Ce n'è uno che lucida l'unghia. Se per caso avete quello, va bene lo stesso. Se non ce l'avete, non importa. Potete tranquillamente farne a meno. Mi raccomando, però, fate molto piano nel togliere il vostro smalto. Se non avete il buffer, applicherete soltanto il vostro smalto trasparente, e meglio se magari uno più rinforzante, ma se ne avete uno classico va bene, purché mettiate sempre quello e non mettiate un colore puro sull'unghia appena limata, perché rischia di macchiarvela. Ma questo lo vedremo dopo. Adesso iniziamo a togliere questo bruttissimo smalto semipermanente che ho sulle mie unghie. Prendo la mia lima e inizio a limare, inizio dal pollice, piano piano partendo dagli angoli esterni del mio smalto. Non serve schiacciare per far più resistenza e pensare che la limatura avvenga meglio. Dovete fare piano, si toglierà lo stesso. Ovviamente io avevo un colore decisamente chiaro, quindi si nota un po' meno. Se avete dei colori scuri, capite subito quando è andato via tutto il vostro smalto o eventualmente il vostro gel. Come avevo già detto su Instagram, potete farlo anche con il gel, questa operazione. Ci metterete molto più tempo per il semplice fatto che il gel è più spesso e quindi fa più fatica ad essere rimosso, ma lo potete fare tranquillamente. Passo il buffer adesso. Come vedete, si è tolto praticamente tutto lo smalto da questo pollice, adesso va molto meglio e proseguo con le altre dita. L'operazione è sempre la stessa, ma per un pezzo lo faremo insieme. Proseguo con l'indice. Mi sono presa il mio cuscino così sono un po' più comoda nel limare.
Voi ovviamente scegliete la posizione che più vi fa comodo. Io sto facendo così per far vedere a voi come fare, ma se siete più comodi nell'limarla così oppure storto, insomma, vedete voi come qual è la posizione migliore per voi per poter andare a limare. Passo il buffer anche l'indice è stato fatto, proseguiamo col medio. Anche il medio è stato tolto, come vedete, è tutto a posto. Proseguiamo con anulare e mignolino e poi quest'altra mano la vado a togliere off camera. Passiamo adesso al buffer. Ed ecco qui anche tolto l'anulare mignolino e poi abbiamo finito questa mano. Passiamo il buffer sopra. Ecco qui abbiamo tolto tutto il semipermanente in questa mano. Ora procedo col togliere lo smalto semipermanente. In questa mano qui, altrettanto disastrata, come potete vedere anche voi, lo faccio off camera. Abbiamo tolto lo smalto da tutte e due le mani. Non ho fatto assolutamente nulla alle mie unghie, salvo lavarle con acqua e sapone, ho lavato le mani. E adesso voi avete due strade. Dopo aver limato le vostre unghie o averle tagliate corte, se avete delle unghie che si sono rotte o le volete molto corte, potete fare due cose. La prima è mettere uno smalto trasparente. Mettete uno smalto trasparente prima di applicarne uno colorato. Se le vedete molto deboli, perché magari era tanto che avevate il gel o il semipermanente, necessita di uno strato un pochino più rinforzante, mettete due strati di smalto trasparente sulle vostre unghie. Una volta asciugato bene, potete applicare il colore che volete voi se avete piacere di avere le unghie colorate. Diversamente, solo smalto trasparente, qualunque tipo voi abbiate a casa, non state a comprarne uno apposta, ma è importante metterlo. Oppure la seconda strada è quella di andare a applicare nuovamente lo smalto semipermanente o il gel, se voi fate il gel, a casa vostra, se avete tutto il kit, che è poi quello che andrò a fare io avendo tutto quanto l'occorrente per poterlo fare. Io spero che questo video vi possa essere stato utile, visto che dobbiamo stare ancora parecchio parecchio tempo a casa. Mi raccomando, fate molto piano nella limatura delle unghie. Limate bene in questo modo qui l'unghia, mi raccomando gli angoli, fate molto piano, piuttosto impiegate del tempo in più, ma attenzione a non rovinarvi il letto ungueale. Spero davvero che questo video vi possa essere stato utile, fatemelo sapere ovviamente nei commenti, lasciatemi un pollice in su e iscrivetevi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei miei video. Noi ci vediamo al prossimo. Ciao!